Benvenuti a Geopolitica in pillole, la rubrica che vi informa sulle notizie più importanti della settimana appena conclusa. Tra le notizie di oggi includeremo la sentenza della Corte Suprema del Brasile a favore di Ignacio Lula da Silva, la concessione della fiducia al nuovo governo della Libia e le dimostrazioni popolari in Senegal. Durante il vertice tra il commissario dell'industria dell'Unione Europea e il responsabile della campagna di vaccinazione statunitense, è stato stabilito che per ora Washington non condividerà gli sforzi con l'Europa. Tutto quello che è stato e sarà prodotto sul territorio statunitense non verrà esportato, non solo i vaccini, ma anche tutto ciò che servirà per immunizzare i cittadini statunitensi. Inoltre, nella notte tra l'11 e il 12 marzo, il presidente Biden, nel suo primo vero discorso alla nazione dopo il suo insediamento, ha annunciato che tutti gli statunitensi che abbiano almeno 18 anni potranno ricevere il vaccino entro il 1 maggio, in modo da poter tornare a festeggiare il 4 luglio, festa di indipendenza degli Stati Uniti che secondo il presidente sarà anche la festa di indipendenza dal virus. La scorsa settimana il Congresso statunitense si è mosso per ultimare il processo di approvazione del piano di aiuti economici per il coronavirus. Il piano, che è a tutti gli effetti una legge di bilancio che riguarda anche finanziamenti più generali per il budget statunitense, prevede uno stanziamento di 1.900 miliardi, diluiti in 628 pagine di pacchetto di leggi. Questo mercoledì il pacchetto di aiuti è approdato alla Camera, che lo ha approvato in fase definitiva, spedendolo al presidente Biden, che lo ha firmato lo stesso giorno. Tutti i parlamentari repubblicani, sia alla Camera che al Senato, hanno votato negativamente in maniera compatta a tutte le versioni di questo piano di aiuti. Il comandante dell'Indo-Pacific Command chiederà un fondo di 9 miliardi di dollari da spalmare nei prossimi 6 anni per promuovere le forze armate statunitensi schierate nel Pacifico, più in prossimità delle coste cinesi. Gli Stati Uniti vogliono in questo modo rassicurare gli alleati della regione in merito all'impegno e alla determinazione statunitense ad agire militarmente qualora essi venissero minacciati dalla Cina. Pochi giorni fa l'Europarlamento ha revocato l'immunità parlamentare dei catalani Carles Puigdemont, Clara Ponsati e Toni Comín. Con la revoca si apre la strada ad un nuovo esame da parte della giustizia belga a favore della richiesta di estradizione emessa dalla Spagna, dato che i tre, dopo le elezioni in Catalogna, avevano trovato asilo in Belgio. Nel 2019 poi vennero eletti al Parlamento europeo ottenendo l'immunità come membri dell'Assemblea dell'Unione Europea. Il team legale di Puigdemont è pronto a dar battaglia alla Corte spagnola aggrappandosi alla natura politica e non tecnica della votazione e sul fatto che le richieste di estradizione possano essere nuovamente respinte per difetto di competenza. In Unione Europea cresce sempre di più la tensione per i ritardi sulla distribuzione dei vaccini. In parallelo cresce anche l'interesse di un numero sempre maggiore di Stati membri dell'Unione Europea verso il vaccino russo Sputnik. Le prime concretizzazioni di tale interesse si stanno susseguendo in queste settimane. L'8 marzo scorso, per esempio, la Camera di Commercio italo-russa ha comunicato che la compagnia svizzera Adient Pharma & Biotech ha firmato un accordo privato per l'avvio della produzione del vaccino in Italia, con l'obiettivo di produrre 10 milioni di dosi entro la fine dell'anno. Per la sua distribuzione in Italia, tuttavia, si dovrà attendere l'autorizzazione dell'AIFA e soprattutto dell'EMA. Lunedì 8 marzo a Baku, le autorità azere hanno risposto con violenza alle manifestazioni organizzate in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne. La marcia di quest'anno aveva l'obiettivo di portare l'attenzione sulla violenza di genere e sui femminicidi. Almeno 25 persone sono state arrestate e molti partecipanti sono stati trascinati via dalla polizia. Già nelle ore antecedenti al corteo, la polizia aveva iniziato a muoversi contro i manifestanti, arrestando alcuni organizzatori. Dal 5 all'11 marzo hanno avuto luogo le due sessioni del Congresso Nazionale del Popolo e della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese.
durante le due sessioni è avvenuta la definizione del 14° piano quinquennale di sviluppo sociale ed economico nazionale per il periodo 2021-2025 ed è stata approvata una importante riforma nel complesso sistema elettorale della regione amministrativa speciale di Hong Kong. Per quanto concerne le riforme nel sistema elettorale di Hong Kong, che comprendono ad esempio l'ampliamento del comitato elettorale e del consiglio legislativo e l'istituzione di un comitato incaricato di verificare le qualifiche dei possibili candidati alle varie cariche pubbliche, esse hanno l'obiettivo principale di diminuire esponenzialmente il peso dei partiti pro-democrazia a favore dei rappresentanti pro-Pechino. Ricordiamo che la bozza del 14° piano quinquennale era stata progettata durante la quinta sessione plenaria del 19° Comitato Centrale del Partito Comunista. L'ex presidente Ignacio Lula da Silva torna ad essere candidabile alle presidenziali dell'anno prossimo in Brasile. Questo a seguito della sentenza della Corte Suprema che ha annullato le condanne per corruzione contro l'ex presidente nell'ambito della tempesta giudiziaria di Lava Jato, una sorta di manipulite carioca che aveva investito a più riprese Lula, l'entourage del Partito dei Lavoratori, alte figure della magistratura e soprattutto la petrolifera Petrobras e la Odebrecht, colosso brasiliano delle infrastrutture. Lo scandalo aveva avuto proporzioni geopolitiche imponenti, estendendosi a quasi tutto il resto della regione, decapitando governi ed elite al potere in molti paesi dell'area e propiziando, per certi versi, la fine della Pink Tide latina, un decennio in cui in America Latina si erano affermati quasi ovunque governi di ispirazione socialista e socialdemocratica. Secondo la Corte Suprema, l'incompetenza per giurisdizione del Tribunale federale che aveva emesso le condanne giustifica l'annullamento delle sentenze emesse. L'intera vicenda giudiziaria dovrà pertanto riprendere dinanzi al foro competente e nel frattempo Lula recupera i diritti di elettorato passivo, quindi la possibilità di sfidare Jair Bolsonaro alle prossime presidenziali in programma nel 2022. Un possibile terremoto politico in vista delle elezioni, che potrebbe determinare anche un considerevole impatto sulla collocazione geopolitica del gigante sudamericano, già messa a dura prova con un'amministrazione americana non congeniale all'attuale presidenza Bolsonaro, in un paese che peraltro anche in anni di asse trumpiano si è confermato geo-economicamente molto dipendente dal grande rivale globale degli Stati Uniti, la Repubblica Popolare Cinese, che proprio con Lula poté compiere passi da gigante nella sua penetrazione, non solo economica, in Brasile e nella regione latina in generale. Il 10 marzo la Camera dei rappresentanti di Tobruk, riunitasi a Sirte, ha concesso la fiducia al nuovo esecutivo libico eletto lo scorso 5 febbraio nell'ambito del Libyan Political Dialogue Forum, guidato dal premier designato Abdulhamid Beiba, che dovrà guidare il paese fino alle elezioni del prossimo 24 dicembre 2021. L'esecutivo ha ottenuto la fiducia con 132 voti a favore. Un'accesa discussione tra i deputati sui nominativi presenti all'interno della squadra di governo aveva indotto il presidente del Parlamento Aguilar Salé a rinviare di 24 ore la seduta. Dbeibah ha proposto un governo di unità nazionale composto da 27 membri, promettendo di dare la priorità al miglioramento dei servizi, all'unificazione delle istituzioni statali e alla fine del periodo di transizione tenendo le elezioni. Il giuramento del nuovo governo si terrà il 15 marzo a Tobruk. Il Senegal, conosciuto come uno dei paesi più stabili dell'Africa occidentale, è stato travolto da proteste e dimostrazioni popolari. I tumulti sono iniziati il 3 marzo quando Ousmane Sonko, un carismatico leader dell'opposizione, è stato arrestato per un'accusa di stupro. I suoi sostenitori lo difendono strenuamente, accusando il governo di Dakar di aver orchestrato l'ennesimo raggiro per escludere nuove figure popolari dal partecipare alle elezioni. Altri due oppositori politici, infatti, erano stati esclusi dalle elezioni del 2019 per accuse simili. Nell'ultima settimana le proteste hanno assunto una portata significativa, con l'attacco alle sedi di giornali e radio, scontri violenti con la polizia e 4 arresti. Sonko, un ex candidato presidenziale e ispettore fiscale del governo,
ha il supporto di molti senegalesi, in particolare i giovani. Il suo successo è iniziato nel 2015, dopo aver pubblicato documenti che, a suo dire, esponevano la corruzione politica nel partito al potere del presidente Macky Sall, Alleanza per la Repubblica, e criticando la dipendenza economica del Senegal e le relazioni con la Francia, ex potenza coloniale. Secondo gli osservatori, si tratta di una prima e profonda crisi della democrazia in Senegal. Le proteste sono innescate anche da un diffuso senso di depravazione sociale ed economica, peggiorato ancor di più dalla pandemia. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.